Mi sono accorto che i cinesi sono fanno Dio, ma la maggior parte dei giovani cinesi soprattutto amano il cinema europeo, quello che è finito con gli anni 60-70, non il cinema tedesco. E mi hanno tirato fuori, volevano farmi parlare del cinema che ho conosciuto io ho cominciato a fare il cinema, ho cominciato a entrare nel mondo del cinema nel settembre del 46, quindi sono passati un bel po' di anni. I carriere non fanno quelli che hanno deciso di non fare e dopo volevano sapere da me com'è veramente, qual è la differenza tra il cinema di allora e il cinema di oggi. E questo è nato così, questo libro. È nato con una grande passione del cinema, spiego come è successo, spiego come faticosamente allora si faceva carriera, un po' per poco, accampettando sui rispetti e oggigiorno i sistemi sono diversi, direi meno affascinanti e soprattutto meno limpidi. Questo racconto non soltanto come ho cominciato a fare questo mestiere, come gli altri miei colleghi hanno cominciato a fare questo mestiere, come allora si cominciò a fare questo mestiere, ma anche cos'è la troupe di un film era una grande famiglia, qualcuno non lo più. Si lavorava tutti quanti per questo film e ciò per ottenere un risultato. Il risultato era il progetto che si immaginava sarebbe stato bellissimo. E tutti quanti si davano da fare, anche al di là delle loro incombenze, delle loro occupazioni. Era molto affascinante. E vi racconto anche questo, vi racconto che cosa era quotidiano allora nel cinema. Ma soprattutto che si faceva, si fare il mestiere sul terreno, facendo aiuto, facendo l'assistente, facendo il segretario di edizione, poi man mano facendo il primo aiuto, poi facendo il collaboratore di regia, poi facendo il montatore, insomma facendo un'altra cosa. Penso faceva sì che quando si arrivava a fare il regista, più o meno si aveva una certa esperienza pratica, vera, fatta sotto il terreno. Oggigiorno sono piccole raccomandazioni, grosse raccomandazioni, sono identità di vista, identità di vedute che si portano a fare queste scelte. È meno affascinante perché molti di questi poveri ragazzi mi dicono adesso a fare il regista, poi gli faranno l'esperienza unica. Non lo faranno molto, questo è un peccato. Era molto divertente perché c'era un'atmosfera che era molto simile all'atmosfera del servizio generale. Cioè c'era una dipendenza dal generale e regista e tutti noi avevamo un sacco di rispetto per i gattini superiori a noi. E cercavamo di farci apprezzare, cercavamo di avere dei voti favorevoli che ci avrebbero aiutato a fare la terra. Allora, io l'ho fatto tutti, i gradini hanno cominciato a fare il segretario di edizione perché allora si considerava il segretario di edizione sarebbe la memoria del film, sarebbe quello che scrive su dei manus, su dei fogli e poi che scrive quello che gli attori fanno, come movimenti, come azioni, quello che dicono, anche le battute sbagliate, per ricordarsi, per sapere esattamente dove era a un certo punto che stava facendo tutto il giorno. Quindi è un mestiere abbastanza delicato. Io ho legato, ho fatto malissimo, da prima cercavo di lanciare il video. Poi per fortuna l'aiuto regista si è muovo per l'indirizzo. E allora ci eravamo a San Marino, alla Danna del
appena finita la guerra, i mezzi di trasporto non c'erano, per venire quanto da Roma sarebbe stato complicato. Disse, vogliamo provare questo qui, questo qui ero io. E mi provarono. Scritte il caso che il segretario dell'intervista era molto più congeniale dentro del segretario dell'edizione. Il segretario dell'edizione deve essere molto concentrato, io ero un po' distratto, io ero incuriosito da questo mondo di Paolo, che era venuto in qualche modo diverso, che avevo tanto desiderato di conoscere. Piano piano come detto regista cominciò a fare una carriera. Poi dopo quello ho fatto altre cose, ho fatto la sicurezza montaggio, ho fatto il montaggio, ho fatto altre cose. E quindi quando sono arrivato poi a fare il mio film, ebbene era una cosa sfida. La disgrazia è stata che ho fatto uno sbaglio nella scelta del primo film. Il primo film ho fatto, ho accettato di fare quello che mi ha offerto, cioè un film di serie B. Serie B sono quelli, i film di rimpiazzo, i film di rincalzo, quelli che si fanno per completare gli incassi di un film più importante. Ma non è una cosa così niente la serie di serie B. Comunque io consideravo di fare un film, anche se di serie B è un po' più ghiaccio a montare. Parola della Paola. Sono rimasto vincolato alla serie, non sono riuscito a uscire, non sapevo che non si poteva più uscire. Il mondo del cinema in fondo era un mondo abbastanza noto. Adesso non lo è più, ma allora se tu facevi un certo genere di esperienza, un certo genere di avvicinamento al mestiere, ebbene la gente non accettava che tu cambiassi. Non è che improvvisamente diventare un vero regista così, è un registro come di serie B, questo è. Questo non si diceva per me, è veramente diverso da quello che era stato il sogno della mia vita. Marco solo il cinema di quartiere, sulla mia vita non mi accompagnava perché era una cinema e dicevamo molti film. Andavamo al cinema tutti e due insieme, almeno una volta la settimana, vedere due film di seguito si vedevano. E ho fatto una scelta, la seconda scelta che mi è sembrata giusta, mi è stata sbagliata anche io. Mi sono ritirato. Per 5 anni ho smesso di fare film. Volevo che si dimenticasse ogni che dimenticasse la regista di serie B per dare la possibilità di ricominciare da capo e essere come regista di serie A. Una parola, una regista non succede. E non mi è successo, mi ha portato il tempo, finché un giorno è successo. Un avvenimento abbastanza curioso, mi ero appena sposato, eravamo tutti molto stupiti a quell'epoca, e avevamo una tenda per sapere per la villeggiatura, la nostra villeggiatura, che era fatta così, e la mettevamo sulla spiaggia del mare vicino a Roma. E io a un certo punto ricevetti l'offerta di fare un ennesimo film di serie B, forse il peggiore di tutti, come non c'è. Io ve lo dessi, e a me stavo facendo la sceneggiatura che veniva rottamento di me, poi a un certo punto bloccando e portando per me per andare a fare il pane. La mia ex moglie a quell'epoca, non era ancora lei, incuriosita per il mio cantare tanto che il problema cominciò a leggere. E da lontano io vedo che leggeva di nero. Tutto si trovava di nero, non so. Poi sono tornato alla tenda dove sto stavo e mi ha detto, ma scusa, ma è divertentissimo. Dico, divertentissimo, non è la prima persona, non è la mia zia per le mogli. No, perché tu l'hai letta come una cosa seria, come loro l'hanno scritta di sceneggiatore, come se fosse una cosa seria. Prova a leggere come se fosse una commedia, non un film, una commedia. Io ho preso il libro, non sono cominciato a leggere, e mi sono messo a divertire. E allora parlai con il produttore e gli disse, secondo lei potremmo fare un pochettino di commedia anche? Sì, ma non troppo. Mi
se il 25% del secondo costante si dovesse arrivare a un media percentuale, ma insomma, dissi, certo, e allora mi diede di dire, e fece un film divertendomi molto, pensavo di divertire anche il pubblico, ed è successo. Ho avuto delle traversie, il produttore ha pensato che avessi dato una fregatura, nel senso che avessi fatto molto più del 25% di commento di quello che si aspettava lui. Mi trattò malissimo e mi sembrò che la mia carriera era già conclusa. Invece è successo che quel giorno un grande medico, Filippo Sacchi, che capiva anche un film italiano, scriveva sul Corriere della Sera e su una rivista che si chiamava All'epoca. E gli dati un appuntamento e arrivò allora dall'appuntamento in anticipo. E si trovò davanti a un cinematografo da dare un film, non sapendo che fare, e ho detto che si è fatto il film. Fece una critica meravigliosa, questa critica stupenda, questa critica piena di cose molto lusinghiere, avessero tutti, perché il giornale lo faceva. E misteriosamente partì improvvisamente una specie di razza produttiva. Riuscì a telefonare completamente dei produttori importanti che non avevano scritto di serie A. Era, io dovevo tutta questa giornalista, Filippo Sacchi, che mi aveva fatto questa critica straordinaria. Scelse il film e lo fece. E da lì che cominciò la mia carriera nel mondo dorato della serie A, della prima serie. Poi lungo la strada, fatti parecchi, fatti circa una ventina, per combinazione anche quello, ho scoperto la televisione, ho scoperto la fiction televisiva, scusate. Quando la fiction televisiva era una cosa seria, non come adesso. I capi della fiction televisiva erano delle persone colte, delle persone intelligenti, delle persone che avevano delle idee di novità di pensiero. E il mio figlio no, che si chiamava un camicio, no, il primo che mio figlio no, si chiamava David David. Ed era una storia intimista di mio padre e di un bambino. Io lo feci, un grande entusiasmo. Tutto il gruppo fece un grande entusiasmo per film. Quel poco che lo vide lo apprezzato per il. Dopo quello che ci l'altro film con una scoperta, con due scoperte, i due attori che poi hanno fatto una grande carriera, mi piace molto aver scoperto Sergio Castelli, quando è il primo, erano loro che erano i protagonisti di questa serie di due puntate, che ebbe un successo stupendo. Ed è quello che ho cominciato il mio rapporto con la televisione. Oggi giorno il rapporto con la televisione è molto diverso, oggi giorno si fanno molte cose, ma con la carta competitiva, anche per voi, perché si ripetono continuamente le stesse cose e forse non sono almeno poi così terribilmente interessanti. Allora però molto di più, allora c'era chi amava il film e chi non lo amava, quindi c'erano delle discussioni, era interessante, c'era una trasmissione televisiva in cui si parlava delle serie televisive che circolavano in quel momento. E io sono molto affezionato, sono molto interessato a questo. E da allora, diciamo, con qualche piccolo parentesi, non ho mai smesso di fare la fiction televisiva perché era quella che mi affascinava molto e che soprattutto mi dava una grande libertà. Il capo della fiction era il l'equivalente del produttore. Era una persona, mediamente all'epoca era una persona veramente intelligente. E quindi con loro si avevano delle discussioni, delle conversazioni che portavano dei frutti, portavano qualche cosa. La mia teoria è che il produttore è fatto dal regista e il regista è fatto dal produttore. E sull'incontro di queste due personalità, il produttore è quello che realizza il film materialmente, economicamente,
deve anche avere un gusto, deve anche avere un intuito commerciale e spettacolare. Il regista deve non soltanto avere tutte queste cose, ma deve avere anche il senso del valore commerciale di quello che sta facendo. E quindi ci si ritrova. Io ho avuto la fortuna di incontrare un produttore abbastanza straordinario, i capi della Fincher, quando ho cominciato io erano persone di grandissima qualità, di grandissima qualità. Purtroppo la pensione è una specie di macchina che li segue tutti, li ha inseguiti e sono stati pensionati anzitempo quando poco c'era bisogno di sperare. Oggigiorno no, oggigiorno è una specie di grande magazzino, si va a fare qualche cosa per compiacere qualcuno che fa una raccomandazione, si tenta di fare del nuovo e il nuovo non è mai purtroppo quello che si sta avvenendo in questo momento. Ci sono dei poveri giovani che sono messi di fronte a un film, alla regia di un film senza avere l'esperienza necessaria, la paghiamo carissima, perché forse era il primo e sarà anche l'ultimo che fare. E questo è un delitto, questo è non fare un piacere a questi giovani, ma affossarli l'accidente. Insomma, io tutte queste cose le raccontate con esempi nel libro, le raccontate cercando di far vedere al lettore il mondo in cui vivevamo noi, i giochi in cui eravamo coinvolti, gli scherzi che erano alla base del nostro rapporto. Beh, tutte queste cose sono tornate a vivere. Devo dire che io adesso sono per qualche anno e sono fermo. Beh, non ero contento di essere. Scrivendo questo libro mi sono venuta una grande allegria, mi è venuta la gioia del ricordo e mi è venuta la gioia di rivivere una seconda volta, scrivendo, raccontando agli altri, facendo vivere agli altri le sensazioni che avevamo vissuto noi ragazzi a quel momento, a quei tempi. A quei tempi c'era il maestro, praticamente chi era più anziano, chi aveva esperienza professionale, anche non soltanto di gusto, di capire, ma anche proprio tecnica, però ci aiutava, ci scriveva le idee. Eravamo, c'era il discepolo del maestro che c'era stato sempre nell'arte, da sempre, e adesso non c'è più, adesso ognuno si fa i fatti suoi, la mattina si arriva, si infila di camicia bianca, la sera si infila di camicia bianca e se ne va a casa. E allora no, allora si stava per volte delle ore a discutere, a chiacchierare, ti spiegavano qualche cosa che non avevi capito. Sono le novità tecniche, sono state del dopoguerra, sono tutti il cinemascopo, il cosiddetto Zoom, tutte queste cose, sono nate da qui. Non si possono adottare a braccio. E c'era sempre qualcuno che aveva fatto un'esperienza prima di noi, che sapeva più lunga, che ci faceva scuola, che ci insegnava. E questa è la storia. Oggi non esiste più. Adesso ognuno si fa i fatti suoi, cerca di andare via mezz'ora prima, se è possibile. Ma non. Questo che cosa deriva? Deriva dal fatto che si è pagati di più di quanto si fosse pagati allora, forse sì. Devo dire che allora la vita costava meno, quindi quel poco di più che si guadagnava allora era veramente sufficiente. Allora non c'era. Non c'era, la gente non si dava tante arie, la gente non pensava di essere il numero uno, il numero tre, no, pensavo di far parte di una grande famiglia che stava conoscendo un qualche cosa che era proprio comune e doveva riuscire, per esempio. Allora non c'erano le macchine che ti venissero a prendere, forse c'erano solo quei registi più anziani,
Agli altri viaggiamo in tanto, però non ci lasciamo fare questo grande problema. Tutto adesso parlando con il Papa, San Giovanni, poi c'è il Vecchio, che era la Cinecittà, Cinecittà continuava a camminare, faceva una specie di otto e tornava indietro, e tornava verso la stazione. E lì si parlava la gente, lì si incontrava, lì si parlava coppie professionali e non professionali. Il padre è appunto un conto abbastanza notevole. Ho molta nostalgia del tranello bianco che c'era, che faceva questo tracchito. Si portava una bella ragazza, le ragazze incontravano molto affascinanti, dove uno trattava molto. E poi si incontravano, c'erano dei registi che noi ragazzini volevamo incontrare con il nostro, che era difficile incontrare il risultato, si incontrava e qualche volta gli attaccavano un bottone, era normale. Poi c'è stata grande difficoltà tecnica dopo la guerra, non c'era pericolo, non si sapeva come fare, c'era gente appunto in palla, c'era una macchina in crisi, ma non c'era la delibera, la materia. E fu proprio Rossellini che fece nascere il neorealismo, questo genere del cinema di oggi, questo uomo formidabile, insomma, che ci vorrebbe in questo momento, che riuscì a trovare pezzi di pellicola in giro, li attaccò l'uno con l'altro e fece il film. Si girava soltanto i giorni in cui si era riuscito a rivedere una pizza di pellicola, se non c'era la pizza di pellicola tutto il caso. E questo aveva stretto anche il rapporto fra di noi, nel senso che non era soltanto una questione professionale, era una questione di passione, era una questione di vedere una città aperta e di lavoro. Sono delle cose che io adesso vedo con una nostalgia, non ci sono più, ci sono le testimonianze. C'è qualche volta, qualche eccezione. So, quando è uscito il nuovo cinema a Paradiso mi ha ricordato un po' quei tempi. Il nuovo cinema a Paradiso è un film fatto di passione, fatto d'amore, fatto di sentimenti e fatto anche di grande professionalità. Io l'ho visto a bocca aperta. Poi naturalmente adesso ci sono visti dei film che allora non si facevano, dei film che giocano sul sentimento, ma che non adesso, non adesso. L'avvenimento tra gli anni 60, quando è finita la moda del cinema intelligente, e dopo il momento c'è stato un bel periodo. Hanno dei film di scuola, cioè, la famiglia. Dico io come spettatore alla vaccina al Vangelo, io mi ricordo quando c'era una tanta madre che sta sotto il cinema, quando a un certo punto Gassman disse noi volevamo cambiare il mondo, quando eravamo giovani invece il mondo è cambiato noi, e io mi sono messo a singhiozzare, la gente mi guardava, ma perché avevamo noi una generazione che era cresciuta nella guerra, che che aveva fatto i sogni. C'è una cosa fondamentale che vale in tutte le cose della nostra esistenza, la speranza. Io guardo i giovani di oggi con una certa compassione, perché loro non hanno speranza. La mia generazione è una generazione che ha fallito, che ha avuto fame di andare in giro per secolo, che si metteva i cappotti di lottare per la dopo, che si scambiavano i genitori, le mutande e le magliette, dopo avevamo una grande speranza. Avevamo la speranza di stare meglio, avevamo la speranza di riuscire a fare quello che ci avevamo di fare. E questa è una cosa molto importante. I giovani di oggi purtroppo non hanno speranza, però quella di esprimere la loggia, la monta, sono pochi.
pochissimi perché pensano a lontano quanto mai. Senza speranza non c'è il giorno di vivere. Senza speranza non so alzare la finestra. E non abbiamo conosciuto la speranza. Noi, io mi ricordo quando facevo il regno con l'aiuto regista, dove era un braccio destro del regista, ma braccio destro non soltanto sul set, non soltanto per le riprese, e che il braccio destro per tutto, anche perché aveva delle confidenze, c'è tutto, per i registi ci raccontavano fatti loro, ma soprattutto servivamo a far trovare loro quello di cui aveva bisogno per girare. Quello che speravano di trovare che non sapevano cosa avrebbero trovato. E il tuo registro doveva essere fatto per cercare, per farla via, per far sì che il regista potesse dare il meglio di sé. E questa è una grossa cosa. Oggigiorno il tuo registro, un buco di colotta, comunque, ho usato il mio abbastanza vado per due o tre film. Quarto film, un po' gente fosse andato in testa. Lui il venerdì mi deve telefono proprio per il venerdì mattina. E gli ho detto, se io il sabato mattina ti devo comunicare qualche cosa più urgente, importante per lui, che faccio? Non lo so, però venerdì e il sabato e la domenica sono sacri per fatto. Allora, ti dico tutta la settimana sacra. Hai finito il tuo lavoro, non ti voglio più vedere. Ed è finito. Perché non deve essere così. Io, come i registi di allora, mi aspettavo qualche cosa di più. C'è la solidarietà. A me non mi sa che sarà successo tante volte. È successo con Gianni Franciolini, che era un regista molto duro, molto autoritario. Anche un po' arrogante. Però di grande qualità, di grande talento. E soprattutto, era un uomo che aveva delle intuizioni personali, che lo vediamo mentre si levava in piedi o mentre stava facendo la colazione la mattina. Ma quante volte mi ha telefonato la notte dicendo, senti quella scena là, è così è una porcheria, facciamola in questa forma. Ah sì, quindi ci sei adesso, pensaci un momento. Poi ti ha detto, guarda, già ne sono le 3 di notte. Per niente, mi dicevi, poi tanto non dormo perché pensa a questa scena. Pensavo poi un ore dopo che telefonavo, non ci ho pensato, dava delle indicazioni, mi dava detto, questo era il nostro modo di vivere, il nostro modo di lavorare. Questo è il male poco che ho adesso che mi ha non interessa continuare a fare delle cose che tanti a fare, come dicevo prima, a infilarmi la. Il calcio di regola mattina si dà la sera. Allora quando era l'anno 6 mangiavano tutte lo stesso tavolo, facciamo dei tavoli in vista, mangiavano tutti gli anni 6. C'erano gli scherzi, c'erano i giochi, si faceva giù. E oggi non c'è più, oggi non si va fuori, non si va a mangiare per conto suo, poi dopo torna tutto un po' di quanto è tutto. È meno affascinante. Cioè il cinema ha perso totalmente il fascino, a parte che ha perso il pubblico, perché il pubblico ha sentito che è successo qualche cosa del cinema che non funziona più. Si dice che in Europa siamo arrivati a insegnare su quello che succede in America, ed è vero. La crisi professionale nel cinema è nata in America 6 anni prima di noi. Dagli anni 60, da quello che si legge, da quello che ho letto, dai libri che leggo, dalle interviste ai registi, hanno avuto quello che noi abbiamo in questo momento, l'hanno avuto 6 anni prima, quello che ci capita. Anche adesso, anche da loro, restano dei film, si vedono dei nomi di registi che non si sa chi sono. Allora si faceva il titolo di regista come si faceva il regista, come oggi si fa il titolo di squadra di football. Allora c'erano quelli che sostenevano Hitchcock, quelli che sostenevano così tanti registi, tanti registi.
E se andava per vedere il film di tizio di Piazza Serboni, non ci si infilava tanto al cinema così tanto per fare. Il cinema costava poco, il cinema si trattava, costava 93 euro, costava per dire 20 col dopo lavoro, dopo lavoro era per sé, il biglietto era lì, insomma. E allora la famiglia voleva fare come andare al cinema, dopo lavoro, secondo il terzo. Purtroppo in Italia è stato fatto un altro errore. Ha mandato il proprietario di sale cinematografiche, ha lanciato la palla che è stata scherzata e ha colto di trasformare tutti i cinema, anche quelli seconda e terza visione, in cinema di prima visione, mettendo delle culture di velluto che gli ha adattato tutto. Che succede? Succede che il cinema lo so, perché magari una famiglia oggi un giorno serve al cinema e spende molti soldi e molti non solo possono permettere. Allora il cinema era un intrattenimento popolare. I ragazzini, quando la zia o lo zio facevano i regali a Torino, erano tutti contenti di venire a fare la cena. Un giorno ci vorrebbero 10. Quindi, questo libro è un libro di nostalgia. È un libro in cui racconto queste cose, poi chi legge tra le conseguenze. Però devo dire che è un libro che sono molto contento di aver scritto, che mi ha molto aiutato a sorpassare questa fase, questo momento di fermo che abbiamo tutti, che sto fermo io, ma molti miei colleghi di telefono sono fermi. Però nel 1946 si sono fatti, ho fatto l'elenco, 300, si sono presentati in Italia 326 film. Significa molto, significa quasi un film al giorno. E erano tutti i film loro, i film qui adesso si parla della storia del cinema. Storia del cinema che nessuno conosce più, per i miei tempi, infatti conoscono la storia precedente. Oggigiorno i film italiani saranno 20, 15, 20. Tra Italiano e Sané, cosa vuol dire conoscere? Conoscere 60-70. Allora, quando uscivano, avuto più di 300 film all'anno, significava che la gente andava a cena per 70 giorni. Era una cosa affascinante. Era un mondo di favola, di improvvisamente per il fatto di essere materializzato nel corpo di attori e di attrici che il pubblico amava, le favole diventavano vere, era bellissimo. E appunto avevamo la speranza, saremmo diventati tutti ricchi, avremmo sposato le donne più belle del mondo, avremmo fatto i film straordinari, tutti ci avrebbero battuto le mani, saremmo andati a venire al Festival di Venezia, era bellissimo le cose che sembravano. Qualcuno c'è riuscito, qualcuno no, ma non c'è un particolare. La speranza che invece noi abbiamo avuto è stata una fortuna che ci ha permesso di vivere una grande parte della nostra vita bene, contenti, felici, con voglia di trasmettere agli altri questa felicità che avevamo dentro. Oggigiorno nessuno trasmette niente a nessuno, nessuno vuole dire. Dividere con gli altri quello che ha detto, anche perché detto forse c'è molto poco. Questo è il libro uscito a dicembre. A dicembre prossimo, forse a novembre addirittura, uscirà un altro libro mio. Questa volta non è sotto forma di racconto autobiografico come questo, ma è un romanzo, direi proprio. Un romanzo che però si svolge nel mondo del cinema, quello. Cioè, secondo me, ognuno deve raccontare quello che conosce. È inutile inventarsi delle cose che sono già state inventate dagli altri e inventarle male. Allora, questo è la storia di due film che si intrecciano, con i loro personaggi, partecipanti, attori, tecnici, maestranze, registi, aiuti registi, produttori, che si incrociano.
e formano un mondo. Ed è il mondo ancora al limite di quello che è adesso. Ma anche quello è un libro che ho avuto e che mi piacerebbe leggere, se potete. Si chiamerà Glenmore Hotel. È un hotel nato da un fatto vero. Nel 92 sono andato con la mia turba abituale, perché io sono molto abituale, abitudinario. Io cerco di portare in tutti i film le persone che ho amato, le persone che mi hanno seguito bene. Quindi il nostro lavoro è un lavoro comune, non è solo mio, è quello. Siamo andati a Miami, in Florida, e abbiamo fatto un film in italiano ambientato in Florida. E lì ci è successo di tutto, abbiamo beccato il grande uragano, e è stato anche dal punto di vista umano uno shock che mi disse. E ho raccontato tutto questo. I film americani si girano in maniera diversa, in maniera molto più precisa forse di noi, però con un terrore di chi sta sopra di noi, che cioè il secondo è il regista al terrore del primo, il primo è il terrore del regista, il regista al terrore del produttore, e così. E questo ha creato un mondo. Dato questo in questo libro, che non è un libro molto lungo, sono 220 pagine, e mi ha consolato molto dell'assenza di questo mondo che non c'è più. Avrei di scrivere di nuovo, come succede in tutte le cose dei film, ci sono dei film che ho fatto un film, per esempio, per la televisione, che è uno delle cose dei film che ho amato di più degli altri, è Giovanni XXIII, la storia di Papa Morto. Beh, io se potessi sarei un normale, sempre su lui, mi piaceva talmente, avevo talmente voglia di raccontare, avevo talmente voglia di immedesimarmi nel personaggio, che ne farei un normale. E così è questa letteratura. La letteratura mi sta aiutando a sorpassare questo momento di transizione, questo momento di difficoltà. C'era un regista al quale ho imparato molto, che si chiamava Vittorio Coltafari, che è stato un regista molto sottovalutato, ma che invece era di grandissima qualità, era di grandissima professionalità, e sapeva sempre quello che faceva. E che disse: io sono uno scrittore che invece della pena e della macchina da scrivere adopera la macchina da presa. E è vero, sono due mestieri che, anche se sembrano molto diversi, in realtà sono molto diversi. Significa appunto costruire una realtà che non c'è, farla passare per me. Bene, io vi ho presentato le mie creature. Se qualcuno di voi ha qualche domanda, qualche osservazione, d'accordo con qualche cosa che ho detto. Soltanto una domanda, mi incuriosisce questo, il mondo del cinema, tutti noi siamo abituati a vederlo davanti alle telecamere, quindi l'attore e l'attrice è un mondo affascinante, un mondo di visibilità. Come nasce invece l'amore dietro nel dirigere piuttosto che essere protagonista che si vede? Ecco, questo volevo chiederti. Sentite, ho cambiato il microfono. Forse è meglio questo. Come nasce? Ma non nasce perché nasce da una comunione di intenti, cioè praticamente si ha voglia di continuare a fare tutti quanti lo stesso risultato, lo stesso lavoro. Quello che dico che manca proprio in questo momento è proprio anche questa comunità, c'è molto meno.
si fa molto spesso perché è un mestiere, perché è una professione, che come fare il dentista o il professore di università. No. E questo è una vacanza, questa è una cosa che manca molto in questo mestiere adesso. Cosa potrei dire? Potrei dirti d'altro che ogni tanto c'è qualcuno che smuove le acque, ogni tanto c'è qualcuno che è amato dalla sua corpo. Si dà il caso che sono sempre di meno e che molto spesso sono amati ma non sono amati dal pubblico. E questo è un problema. Roberto Rossellini era uno che era amato dalla sua gente, dalle sue truppe, dai suoi scrittori, dai suoi collaboratori, in una maniera incredibile. La gente rimaneva a bocca aperta davanti a Rossellini, nessuno osava parlare quando parlava Rossellini. Era una questione di rispetto di altri, ma per curiosità, perché era interessante sapere cosa voleva dire questo signore. E invece ogni giorno molto meno. Qualche volta succede, qualche volta capita di vedere, ma meno. Allora io ricordo, e lo dico anche nel libro, i registi che prendiamo ci facevano partecipi dei libri che leggevano. Ho letto un libro che legge anche e mi direbbe. C'era durante la settimana, se non ci eravamo, c'era la libreria Rossetti a via Veneto, adesso non c'è più, c'è un caffè, c'è una panca, non pare al posto. Era una libreria in cui questo Rossetti, questo illuminato libraio, aveva un interesse relativo a vedere i libri, a lui gli interessava di avere il meglio dell'intelligenza che c'era in quel momento in circolazione nel suo negozio e che si parlassero, che si comunicassero. Lì ho conosciuto, allora succedeva che i registi, per esempio Fanciolini con me, ci portava anche noi alle 5 e mezza a vedere l'aperitivo a vedere Rossetti e vedevamo un mondo di intellettuali e cercate sorelle, grandi romanzieri, grandi giornalisti, grandi musicisti, grandi pittori, non sono tutti, c'erano i locali destinati, come si sa, per scelta di chi, ad essere il punto di incontro di pittori, di scrittori. C'erano due ristoranti, quello della Cuccia, tutti e due in via della Cuccia a Roma, quella strada che va dal Corso Umberto da via del Corso a Piazza di Spagna. C'erano due ristoranti che si facevano con la guerra, ma che erano in concorrenza l'uno con l'altro, che si dividevano la gente del cinema, i pittori, i romanzieri e i grandi giornalisti. E uno era, si chiamava Otello, l'altro si chiamava Le Vecchiette, perché c'erano tre vecchiette deliziose di guanti di filo bianco che si avevano stato. Costava poco, c'erano crediti. Era meraviglioso, ma c'era questa partecipazione. Allora, questo faceva sì che tra il regista e i suoi collaboratori nascesse anche non soltanto una partecipazione, ma una complicità, nascesse anche una scelta univoca dei fini da raggiungere. Posso suggerirti una cosa, di fare i nomi di Cavagno? Ah sì, ma tu sai che ricordo. Se tu racconti che eri a pranzo e mangiavi vicino a Flaiano, a Moravia, ha molto peso quello che stai dicendo. Tu hai fatto il negro con lo sceneggiatore del Flaiano. Certo, ma non vicino a queste persone. Se vogliono sapere la cosa. No, ma è interessante sapere perché chiaramente quando arrivavi da Rosati, voglio dire che erano tanti. Erano molto rapporti quotidiani e frequenti con Corrado, con Guagliano, con Cartarelli, con gente di grandissimo talento, di grandissima qualità, e improvvisamente c'era qualche cosa che imparavamo sempre, forse non era qualche cosa inerente al nostro mestiere, ma inerente alla nostra vita, e questo era molto bello, questo era molto interessante, facevamo delle conquiste.
Scrivere, cioè fare il negro, si diceva in gergo, per questi grandi sceneggiatori, che però erano anche dei grandi scrittori, naturalmente non era solo un insegnamento di vita, ma era un insegnamento professionale, perché una cosa è frequentare un corso di sceneggiatura alla scuola del cinema, una cosa è lavorare qualche anno scrivendo per Floriano, per Borano, per questa gente che poi ricorreggeva i nostri testi e passavano per loro, naturalmente, è chiaro. Quindi era una grande scuola sul campo, la vostra. Oggi la scuola c'è, è una scuola che si studia nelle scuole, cioè la scuola del cinema. Anche allora c'era Cinecittà, era soprattutto scuola sul campo. Poi per ragioni produttive, lo sai, organizzative, i volontari sul set non si possono più avere, quindi i ragazzi. Ma per la maggior parte erano tutti autodidatti, cioè le scuole vere e proprie come ci sono oggi, più tante, non esisteva. Il centro sperimentale di cinematografia che ho frequentato, l'unica cosa che ho imparato a fare era la volta di Nino, quindi c'era Umberto Bacco, il nostro professore, che ci ha insegnato se sono un fatto molto concettuale, molto intellettuale, molto fare la volta di Nino, non mi capace. E eravamo tutti quanti, per esempio, venivamo dal cosiddetto basso ridotto. Prima di fare i film mettevamo qualche soldo da parte, qualche cosa, facendo. Io lavoravo in una rivista di viaggi che si chiamava Viaggio Esosto, scrivevo degli articoli pubblicitari corti che mi davano la possibilità di comprarmi la pellicola per girare con i miei amici e i miei film, che mi servivano in scuola, perché solo ci permetteva di capire quello che dovevamo fare. Vabbè, questo poi. Io credo che ci siano e delle differenze di linguaggio tra ieri e oggi, ma anche delle differenze di apprendimento. Cioè oggi qualunque bambino di 3 anni gira il filmino, sa girare, perché hanno le forme, perché hanno lo smartphone, sanno anche montare. I ragazzini oggi possono fare qualunque cosa. Ma, come dicevi tu, non c'è la mano del grande maestro che li ha guidati. Quindi significa che c'è una conoscenza tecnica, ma per quello che riguarda il talento, attivare questo talento è molto difficile per loro, perché non hanno queste guide. Cioè oggi non si mette il talento con esperienza accanto al giovane. Oggi o si prende il talento o si prende il giovane. Ma non si uniscono mai le due figure, che sarebbero importanti. Perché voi invece, sul set, quando tu hai fatto per 10 anni l'aiuto di grandi registi, hai fatto 10 anni di scuola, sul campo, conoscevi tutto quello che c'era da conoscere e sapevi anche distinguere il talento dal non talento a quel punto. Quello che stai dicendo adesso mi ricorda un fatto molto curioso. Uomini di grande talento, cioè Rossellini, Vittorio De Sica, Augusto Genino, erano dei personaggi che quando entravano in una stanza, chi era dentro, se era salito o saltava in piedi, non per un fatto di rispetto, perché automaticamente vedevi loro ti facevo alzare in piedi perché era una cosa logica. Perché questi erano qualcuno, questi erano dei grandi cervelli, questi erano dei grandi testi. Questo era molto bello, non era solo un fatto di rispetto. Credo che questo succeda anche nel mondo degli attori. Cioè il problema, per esempio, che noi, soprattutto in Italia, diciamo in Francia ancora c'è, in America sicuramente, non ci sono più i divi, ma non nel senso peggiore del termine, ma nel senso dell'importanza del personaggio riconoscibile, quello che, come hai detto tu, distingue una persona dagli altri. E questo succede per i registi e per gli attori, perché oggi abbiamo anche dei bravissimi attori che ci fanno. Sì, c'era una cosa. Ma non sono delle star, non sono delle star. C'era una cosa che non ho mai capito molto bene ancora. Allora, il rapporto tra registi e attori, tra registi e attrici
No, era un altro colore. Ma tra registi e attori era quasi inesistente. C'è più adesso. C'è più adesso tra questi ragazzi che fanno il film, c'è un senso di, come dire, di collaborazione, di fare lo stesso mestiere, però, di fare la stessa cosa. Allora era molto difficile, gli attori avevano un rispetto sacrosanto, il regista, aveva come intenzione quella di tenere la debita distanza e di non farle avvicinare loro. Questo non ho mai capito perché, perché in fondo invece no. Io sostengo che il rapporto, io regista, sostengo che il rapporto tra il regista e l'attore è fondamentale. Perché io, l'attore deve sapere che cosa io voglio da lui. L'attore deve sapere come io penso di comunicare i suoi sentimenti, di comunicarlo. E io glielo devo dire, glielo devo spiegare, perché lui deve sapere. Fatti l'attore. C'è, credo l'avevo messo anche nel libro. C'era Gino Cerchi, che era un attore molto noto e molto amato da tutti gli italiani, che faceva un film e stava facendo un film, e una certa scena si svolgeva in un locale notturno ed erano tutti in abito da sera, perché si facevano i film anche in abito da sera, e Gino Cerchi era con uno smoking bellissimo. E a un certo punto disse al regista: senti, io ho l'impressione che questa scena è molto importante per il mio personaggio, forse dovessi venire più vicino a me, dovessi venire in primo piano. E il regista gli disse, piuttosto staccato: sei in primo piano, ho messo un obiettivo che ti fa in primo piano. Come mi fai in primo piano? Sì, un obiettivo a lungo fuoco per cui tu sei in primo piano, anche se adesso stai lontano. Non è più semplice venire più avanti. No, non è più semplice, si fa come di quello, capito? Allora tu mi dici, io sono tagliatore, qui, sì, papà. Si prese, si abbassò i pantaloni, rimase con la camicia, la giacca dello sport, con la cravattina in mutande, e recitò tutta la scena così, per essere sicuro che il regista non gli desse la pregatura o girasse mai. Questo c'ero io, quindi non lo ricordo, è un altro.